propria di E-Gol dopo la pausa che vi abbiamo detto della scorsa settimana per motivi di salute. Eccoci di nuovo qui, abbiamo scelto il mercoledì per i noti motivi di Juve, perché ieri c'è stata la Coppa Italia. Motivi di Juve? No, ma, no, ma non perché non ho fatto la trasmissione, cioè ci avrebbero visto in pochi, quindi stasera abbiamo deciso di farla questa sera. Poi la prossima settimana andremo come sempre nel canonico giorno settimanale del martedì. Allora, torniamo a presentare gli ospiti e a questo punto però sarebbe opportuno anche il microfono, perché due parole le devono dire tutti. E torniamo a salutare, spero che ci stia seguendo non più dal letto ma ristabilito rispetto a oggi pomeriggio, Alessandro Santoro, il patrono del Casal Bordino, che doveva essere qui con noi, e ci spiega Natalino Ranalli, che invece è presente, dirigente del Casal Bordino, l'assenza del buon patron. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. L'assenza, come hai detto bene prima tu Antonio, è dovuta prettamente alla questione fisica, insomma, ho avuto una piccola corichetta stanotte, oggi io invano ho cercato di portarlo qui, tre volte l'ho chiamato dal campo sportivo col mister sperando che gli fosse passato, invece purtroppo ha dovuto desistere, anzi ho dovuto chiamare pure il dottore perché chiaramente per fare qualche iniezione, perché chiaramente non passava, e allora a malincuore siamo partiti da soli io e il mister, e con un grosso rimpianto per la sua assenza. Ci dispiace, però lo avremo sicuramente tra non molto, ci contiamo, le colichette sono abbastanza dolorose, lo so perché mi è capitato pure a me qualche troppo volta. Sì. Va bene, e allora buon ristabilimento, buona guarigione Alessandro. Mister Cesario, l'allenatore del Casal Bordino, buonasera, ben trovato mister. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi abbiamo Nicola Travallini, direttore sportivo della Val di Sangro. Buonasera, ben a visione di questa trasmissione. Mi fa piacere che Antonio mi abbia chiamato, a me è sempre un piacere colloquiare con Antonio, pure se lo vediamo in un modo nettamente diverso. Io ho ragione, lui c'ha torto. Sottolineiamo. Però almeno una cosa, almeno quei colori che stanno dietro di te, andiamo d'accordo? Vabbè sì, sulla Juve lui si è accodato. Mi sono accodato che sono nato dopo di te. È normale, è normale. Solo per quello. Va bene. Poi andiamo a risalutare gli ospiti del Vacheri, ringraziamo anche il presidente Marco Ricci che ha fatto venire i nostri graditi ospiti, il mister Mirko D'Alessandro e l'attaccante Flavio Mennucci, ben ritrovati. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie da parte nostra e della società Vacheri Calcio. Bene, Tiziana, a te la parola, poi dobbiamo far vedere anche qualche nostro partner, iniziando dalla Mites, dal centro Mites dal quale stiamo appunto trasmettendo la puntata, ma prima a te la parola. Allora, parlavamo appunto del patron che non stava bene, il patron ci ha tenuto a precisare, a far sapere a tutti, Natalino, punture fatte, quindi sono come se sono ma padre e figlio, adesso è più sollevato, la trasmissione può andare avanti. Grazie, salutiamo Alessandro, logicamente, esatto. Però da casa, dai, col telefono qualche messaggio, qualche messaggio lo può mandare, dare. Qualche frecciatina delle sue. Poi Stefano Sablone che dice forza Vacri, quindi è rivolto agli ospiti vicino a me. Gabriele Pantalone, sempre rivolto agli ospiti vicino a me. Grande mister D'Alessandro e bomber Mennucci, forza Vacri. Grazie. Benissimo. Io vi invito a continuare a scrivere messaggi, anche se volete prendere in giro uno dei nostri ospiti potete farlo tranquillamente. Tranquillamente. Allora Fabrizio, possiamo far vedere prima delle immagini della Mites, visto che qui la mia macchina è un negozio un vasto negozio di idrotermosanitari e del periodo di stufe, noi siamo abbastanza al caldo in questo ampio salone, però ecco il nostro Rocco Minna ci voleva far vedere una delle stufe proposte dal... Anche perché a proposito di stufe sta arrivando il grande freddo, è il momento di approfittare. Ah, benissimo. Perché febbraio sarà un mese freddissimo. Benissimo nel senso di approfittare, che arrivi il grande freddo non è che sia molto, molto allegra la notizia. Quindi diciamo l'anno scorso a gennaio, quest'anno a febbraio. Sì, è vero, sì. Ho sentito anche io che adesso arriva questi due o tre giorni, arriverà forse anche neve. Addirittura? Sì. Quindi ci dobbiamo preparare pure per alcuni rinvii di gare. La neve esattamente martedì notte e mercoledì. Martedì notte e mercoledì qui nella vallata, Val di Sangro e dintorni la neve, si preannuncia. Martedì prossimo? Sì. Martedì prossimo. Cioè. Quindi facciamo le provviste... L'inverno. Facciamo in diretta Facebook ognuno da casa propria la diretta TV, potrebbe essere, no? Sì. In collegamento tipo le videoconferenze, esatto. Allora, non so se abbiamo fatto vedere la stufa, facciamo vedere anche le immagini della Mites, idrotermosanitari,
di Rocco Minna, ricordo il centro Mites dal quale stiamo trasmettendo questa puntata di Egol. Questa sera non abbiamo la moto del nostro amico Massimini di On The Road, comunque c'è il tabellone di fianco a Tiziana, infatti Tiziana questa sera non è seduta comodamente sulla moto che ha venduto. È meglio, no? Che l'ha venduto. Quindi vuol dire che le cose vanno bene. E a proposito, se volete essere nostri inserzionisti, contattate o me o Tiziana, perché sicuramente ne otterrete dei benefici in termini commerciali, sponsorizzando appunto la nostra trasmissione. Intanto Santoro ha detto, a mo' di minaccia, dai no, scherzando, che le domande arriveranno per Travaglini e il mister, quindi preparatevi all'interrogazione. Benissimo. Non c'è problema. E Simone Lanani invece forza Vacri, qui ci sono tutti i cuori rosso-blu, che io, non è per cattiveria, ma io i cuori rosso-blu non li leggo. Magari dico forza Vacri, sì, ma cuori rosso-blu vabbè, ma mica no. Parlano del Genoa, scusa. Genoa, Bologna, uno peggio dell'altro. Aia, ti sei fatto un po' di amici. Allora Fabrizio, mentre Tiziana ricorda un altro nostro partner, possiamo vedere anche le immagini del Panfilo e così poi iniziamo a parlare di calcio vero e proprio. Panfilo del nostro amico Davide Daniele, che tra non molto torneremo ad ospitare qui da noi, Tiziana, vero? Sì, lo torneremo a ospitare, logicamente Davide ha un ristorante a San Salvo Marina che è il Panfilo, infatti lui si fa chiamare su Facebook Davide Daniele il Panfilo, dove si mangia benissimo, ci sono piatti sia di pesce che di carne, si possono degustare tutti i giorni sia a pranzo che a cena, e anche un ambiente adatto per le cerimonie, quindi visto che ci avviciniamo probabilmente periodi aprile-maggio di comunioni, cresime, potrebbe essere adatto per festeggiare, e si possono vedere anche le partite, perché lui comunque ha lo schermo per poter vedere le partite, visto che stiamo parlando di calcio. Si mangia sempre in modo abbondante e bene, io lo sottolineo perché quando l'abbiamo provato si può dire, si possono dare le stelline tipo gli chef. E quindi invitiamo tutti ad andare a mangiare da lui a San Salvo Marina. Bene, allora iniziamo parlando del campionato di eccellenza e a tal proposito possiamo mostrarvi, Fabrizio, le immagini di Cupello Spoltore, così Tiziana ci parla anche di altre squadre. Io ho seguito questa gara domenica, sì. Il Cupello purtroppo è stato sconfitto dallo Spoltore per 3-0, lo Spoltore ha giocato una buona gara, è stata onestamente tra le migliori squadre che ho visto giocare a Cupello, però pende la spada di Damocle, come suol dirsi, sul Cupello, perché ha giocato dal 25esimo in 10 contro 11 e subito dopo l'espulsione di Giuliano lo Spoltore ha che iniziato... Che non è insomma un elemento da niente, poi, no? È il capitano, è quello con più esperienza lì in mezzo e quindi è pesata notevolmente. È stata un'ingenuità di Giuliano, una reazione ad un precedente fallo. Non è da lui, però. Non è da lui. L'arbitro, all'arbitro non è sfuggito. Quindi rosso, come non sfuggirà a noi che poi ammoniremo qui in trasmissione. Certo. Però il Cupello dimostra ancora una volta, purtroppo, forse tra virgolette, di non essere costante in questo campionato. Dopo la vittoria in casa di due domeniche fa, due sconfitte, una fuori casa e adesso in casa contro lo Spoltore, non riesce a trovare continuità nonostante gli interventi sul mercato. Arrivati comunque a dicembre, dobbiamo vedere insomma domenica prossima. È una squadra, io la chiamo punto interrogativo, perché è capace di fare grandissime prestazioni e poi invece perdere la partita dopo 3-0. Però se andiamo ad analizzare tutto il campionato di eccellenza, un po' tutte le squadre quest'anno sono così, infatti equilibrato, proprio perché anche lo Spoltore, anche il Paterno magari fanno un risultato negativo la domenica prima e poi va a vincere domenica come ha fatto a San Buceto. San Buceto stessa cosa, aveva vinto a San Salvo addirittura risultato tennistico e poi perde in casa, dove di solito in casa si dovrebbe fare il proprio fortino contro il Paterno. Quindi è tutto molto aperto ancora. Domenica ci sarà uno scontro importante, io ho visto San Salvo capistrello a capistrello, il San Salvo deve fare i punti, è difficilissimo arrivare alla salvezza, l'umore dei ragazzi era molto a terra, il cambio dell'allenatore è stato necessario più che altro per dare uno scossone anche alla piazza e anche ai giocatori, per cercare di motivarli, perché arrivavano sconfitte a volte anche immeritate, nel senso che sembra proprio che quando ti gira male, che sei lì ultimo in classifica, poi tutte le cose vanno male. E loro anche giocando non malissimo non riuscivano comunque a far gol o fare il risultato. Sono riusciti a capistrello con una partita dove ci sono state non poche discussioni, due tifoserie calde,
Capistrello si è un po' arrabbiato per l'arbitraggio, diciamo così, soprattutto sull'espulsione del portiere, perché il portiere diceva di aver detto semplicemente al compagno girati di spalle, l'arbitro deve aver capito qualche altra parola. Da come era infuriato il portiere, forse non l'ha detta proprio la parola che ha capito l'arbitro, e quindi erano già sotto di due gol, gli ha tolto un ulteriore giocatore, li ha indeboliti. Capistrello, che poi non aveva cinque giocatori titolari, non aveva tra tutti Bolzan, che è uno che fa la differenza in queste categorie, e adesso vedremo, perché domenica c'è San Salvo contro il Paterno, e quindi il Paterno vuole i punti e vuole avere ancora continuità di risultati, perché vuole puntare almeno ad arrivare nella posizione più alta se non riesce a prendere il Giulianova. E il San Salvo però ha bisogno dei punti, poi soprattutto in casa, perché vorrebbe magari dire ridare un po' di animo ai tifosi, che non sono più tanto pazienti, diciamo così. Travalli, nella lunga carriera da dirigente, anche in panchina, è capitato a volte che l'arbitro ti ha cacciato per dei malintesi? No, non mai per malintesi, c'aveva ragione. I malintesi io non ci credo. Cioè, i giocatori a fine partita, sia i miei che gli altri, trovano sempre le scuse che non è colpa loro. Purtroppo ho imparato che l'arbitro sbaglia, può sbagliare, indovina poche volte, però bisogna rispettarlo. Ogni tanto ti salta la brocca. A me l'anno scorso me l'ha fatto saltare un arbitro di Udine con il piedi qua, una partita senza senso. Perdevamo 3-0, lui ha cominciato a fare il fenomeno, ma è espulso, abbiamo vinto 4-3. Ricordo. Quindi ha portato bene. Quest'anno non ho preso un'espulsione, quindi forse ho migliorato io. Ma il campionato ancora finisce, però. Ecco. Fino adesso ancora prendo. Domenica la prima espulsione. Non l'ho preso con la Flacco, quindi non lo prendo più. La Flacco è la peggiore squadra che esiste in campionato, ecco, di promozione. Nettamente la peggiore. Bom. Non gioca a pallone. Questa è una grossa frecciata, neanche tanto nascosta, proprio diretta contro il Delfino Flacco. Io devo fare il difensore d'ufficio della Delfino, perché non mi sembra. È la squadra che gioca peggio, sta primo, forse quel gioco vale, gioco sporco, non ti fanno ripartire, si difendono in 11-12, io l'ho visto sia a Pescara che qua, hanno vinto la partita, hanno esultato, va benissimo. Presidente faceva pure lo svelto, no? Ecco, proprio non gli stanno simpatici. Travalli ti assume le responsabilità. Diciamo così. Non mi assumo le mie responsabilità. Cioè, non sono d'accordo. Non sto offendendo nessuno. No. Nella Flacco è la peggiore squadra che ho visto giocare in campo. Quindi era una sua opinione, dai. È una sua opinione. Sì, no, liberissimo. Che sia chiaro, non è la mia, ecco. Ma è certo che non è la tua. Ha visto giocare parecchie volte. Io non sto offendendo nessuno, sto offendendo qualcuno. Le altre squadre che ho visto, chi una volta, chi due volte, mi hanno fatto tutti quanti una bella impressione. La Flacco no. Possibile, a voi? Ma sinceramente io sono di un parere leggermente contrario al direttore sportivo Travaglini, leggermente. Sul presente poi abbastanza contrario. Sulla squadra, diciamo, forse un po' ragione ce l'ha Travaglini, perché chiaramente è una squadra molto furba, scafista la chiamo io più che altro, che si affida più a qualche lampo del singolo, come fece a voi dentro casa con Ligocchi, che è un grande giocatore comunque, assolutamente non si mette in dubbio. Quindi, però, secondo me, se sta primo in classifica ancora, forse qualcosina in più di noi ce l'ha ancora per adesso. Lo so quello che c'è, ma non lo posso dire. Ecco, invece di contro, per quanto riguarda il presidente Paluzzi, che io affettuosamente saluto, è un grande amico, ma veramente un grande uomo. Addirittura noi l'anno scorso a Casalbordino abbiamo avuto una piccola discussione con il nostro grande patron, insomma. Alessandro è un altro che non è per niente istintivo. Non le manda a dire. No, però comunque, no, noi siamo tornati a giocare quest'anno lì, è andata chiaramente, nonostante abbiamo pareggiato 1-1, meritatamente abbiamo pareggiato, devo puntualizzare, ma il presidente Paluzzi ci ha fatto un terzo tempo. Ma che devo dire?
Non si può descrivere per la bellezza, a parte che lui è comunque il re del pesce, di pescare, va bene. Ma okay. Ci ha fatto un buffet, che io sono di mestiere, insomma, ne capisco, sì, qualcosa. 32 metri di buffet di pesce, non veniva mai, guarda, una cosa eccezionale. Una persona stupenda, veramente, ma a parte il buffet, è proprio una persona meravigliosa. Che, concordo. Sì, e noi adesso che sono tornati, nonostante abbiamo perso in casa... Come persona, a fine partita, ha fatto una cosa che poteva fare a meno a farla. Evidentemente lui l'ha vissuta in modo diverso. È giusto che hai vinto e vai all'arbitro, gli vai a dire delle cose, volevo vedere se perdeva e se gli diceva le stesse cose. Vabbè, lasciamo bene. Comunque. Lui lo sa, il presidente... Vabbè, comunque salutiamo salutiamo anche loro, esatto, con grande affetto, veramente. Con ascolta, grande Antonio, rispetto. Io ho delle domande anche per gli ospiti. Innanzitutto, Abruzzo Calcio Ignorante scriveva: per il nuovo stemma del Casal Bordino ci stiamo mettendo all'opera noi. Un saluto a tutti. Scusa. Abruzzo Calcio Ignorante, non so che stemma arriverà, però hanno scritto così. Perché non va bene quello che ci hanno adesso? Probabilmente per prendere in giro, Abruzzo Calcio Ignorante a volte fanno le vignette per prendere in giro, quindi toccherà qualcosa di simpatico. Esatto. Poi Giuseppe Vaccaro dice: Natalino, vogliamo un tuo pronostico per domenica. Di quale partita? È la vostra, però. Non vuole dirlo, praticamente, ha sviato. Mi piace, perché se poi sbaglio, poi lui subito col sorrisino ironico Vaccaro dice: hai sbagliato. Succede una volta ogni anno bisestile che io sbaglio, insomma, ecco. Ogni 4 anni questo. Però mo, non lo voglio fare in diretta. Allora, Alessandro Santoro dice: ecco le domande per Travaglini. Non hai la sensazione che la Flacco sia un po' agevolata? Però... Forse l'ha fatta prima. Dai poteri forti e gli arbitraggi, è già detto cosa ne pensa. Non l'ho detto, ma ho detto che lo so perché stava prima. Va bene, poi puoi spendere due parole. Alzo le mani, non mi esprimo. È un parere suo, no? Puoi spendere due parole su Mucci e sul caso razzismo? Su Mucci non devo dire niente, per l'amore di Dio. Quella è una storia che Mucci non crede che sia razzista. Questa è da escludere, probabilmente è scappata una frase, probabilmente nella tensione della partita, io non c'ero quindi non posso giudicare, nella tensione della partita, però prendere 10 giornate mi sembrano esagerate, eccessivo, fuori dal mondo, logica, fuori da ogni cosa, perché se tu a lei ti dico rosso che prendo 10 giornate, penso di no. Può capitare, anche perché in campo spesso di bestemmie e parole non bellissime ne sentiamo tante, quindi in campo io bisognerebbe cacciarli un po' tutti. I colori tra calciatori che poi finita la partita vanno a bere insieme al campo. Sì, quello sicuramente, si ammazzano in campo e poi sì. Lui probabilmente è stato sfortunato, non lo so, non c'ero, non lo so, okay. E mi dispiace per Mucci. E aggiungeva: senza nulla togliere a Paluzzi e Bonati, che sono persone splendide. Sempre confermo. Francesco Di Tullio, Travaglini numero uno. Grazie Francesco. Ha detto stampa della Val di Sangro. Fabrizio, possiamo intanto vedere le immagini di un altro nostro partner, l'Arcobaleno, che poi avremo modo di farvi vedere anche con un'offerta che ha portato fisicamente qui in studio, ma che inquadreremo dopo. Intanto vediamo le immagini dell'ampio salone dall'arcobaleno, i giocattoli non finiscono mai, tante idee regalo per le nascite, compleanni e ogni occasione, giochi per la prima infanzia, apprendimento, divertimento all'interno e all'aria aperta, tanti giochi da giardino, automobiline, moto, quadre elettriche a pedali, tantissime altre proposte all'interno del negozio, 1500 metri di firme esclusive, l'arcobaleno è il negozio per bambini più grande d'Abruzzo, abbigliamento, calzature, giocattoli e prima infanzia. Poi nel corso della trasmissione mi sposterò e vi farò vedere questa bella idea regalo per i bambini, magari anche per la nipotina di Tiziana, chissà. Ci avevo pensato in passato, non ti dico di no. Allora, questa settimana non abbiamo avuto il nostro Pasquale Lisciani per... Lo salutiamo Pasquale. Lo salutiamo comunque. E possiamo intanto parlare del girone B di promozione, però ecco, siccome gli amici del Vagre non hanno ancora parlato... Sì, volevano parlare poco, però mi sembra il caso insomma di farli parlare. Sì, perché se no? Dobbiamo aspettare la terza... Anche perché qui ci sono i tifosi che continuano a mettermi cuori rosso-blu, Forza Vagre, Marco Paciocco... Quindi sono seguiti abbastanza, diciamo. Mister, così. Vogliamo ripercorrere brevemente un po' la storia di questa società che, lo dicevo prima agli altri ospiti, voi vi siete auto retrocessi perché il Vagre era in prima,
poi avete deciso di ripartire dalla terza? Sì, certo, c'è stato l'anno scorso un cambio societario. Io il primo anno che sono entrato in società con sono l'allenatore dei ragazzi, una società storica che da tanti anni milita in prima categoria, poi 2 anni fa c'è stata questa scelta della società vecchia, diciamo, di abbandonare, ed è subentrato un gruppo di ragazzi volenterosi, un gruppo di ragazzi amici prima che dirigenti, e hanno portato questo entusiasmo nella nostra comunità, e speriamo di poter tornare presto in qualche categoria che ci compete. L'impegno è massimo, ovviamente siamo tutti ragazzi del posto, tutti ragazzi locali, supportati come avete potuto vedere da una grande tifoseria che comunque è delle persone della nostra comunità, adulti, ragazzi, bambini, vengono volentieri al campo perché si respira veramente una bella atmosfera, e credo che questa sia la cosa essenziale di questo sport, perlomeno in terza categoria. Poi ovviamente salendo di categoria ci sono anche altri interessi, però per il momento ci teniamo questo. Dai, una dimostrazione che comunque quando non si può fare il passo più lungo della gamba, come spesso avviene in tante società che poi promettono A e danno B ai ragazzi, oppure non li possono pagare o sono costretti ad abbandonare, e quest'anno ne abbiamo avute diverse dimostrazioni anche nei campionati più alti, sono costretti ad abbandonare a metà campionato. Allora meglio magari fare un passo indietro e ammettere di non farcela, però ripartire in modo sano e anche un po' goliardico, no? Come loro, che ricrea entusiasmo piuttosto che proseguire con nervosismo, esatto, e tensione in quel modo lì sbagliato. Mennucci, correggimi se sbaglio, io sono stata alla vostra presentazione, ma tu non c'eri all'epoca, no, sei arrivato dopo? No, io sono arrivato da pochissimo, sono un neoacquisto. Beh, tra virgolette, perché lui c'era già a Vacri, diciamo, un cavallo di ritorno. Sì, parecchi anni prima, con lo storico di S di Mascia. Esatto. Vari motivi, poi sono andato via, sono stato un po' a Giuliano 1 anno e mezzo, tra l'altro vi ringrazio, e appena c'è stata insomma la possibilità di tornare a Bagri, diciamo, è stata fatta questa scelta più per amicizia che di cuore, più che altri interessi, insomma, anche perché stiamo parlando di un campionato veramente molto difficile quando lo giochi, però comunque sai, l'impegno è anche un minimo più, sì, leggero, più leggero a livello di allenamenti in altre categorie, sì. Certo, prossimo anno giallo-blu hanno detto che faranno cambiano colore. Andiamo da mister Cesario, che non ha ancora parlato, e ne approfitto per chiedere a Fabrizio di farci vedere anche alcune immagini di, siccome ne abbiamo 3 di gare da mostrarvi, Delfino Flacco Porto Virtus Pratola, con la vittoria del Delfino Flacco Porto per 3-1. Una vittoria non semplice per il Delfino, ma alla fine sono arrivati questi 3 punti. Voi mister invece siete andati ad espugnare il passo cordone domenica? Sì, al termine di una buona partita abbiamo fatto una gara con personalità, con intelligenza, con molta semplicità e con pazienza, e siamo riusciti a venire a capo senza soffrire più di tanto, e questo mi rende fiducioso per il futuro. Mister, la differenza cosa la può fare per chi avrà nel rush finale la meglio nel campionato? Ma i fattori possono influire, sicuramente la qualità dei giocatori, anche un pizzico di fortuna, perché questo è un periodo in cui magari qualche infortunio ti può danneggiare, qualche svista arbitrale. Diciamo che comunque la squadra più equilibrata, la squadra più continua sarà quella che probabilmente avrà la meglio alla fine. Questo mi riaggancio alle sviste arbitrali, ma solo perché Santoro ha scritto: lo dico e lo scrivo senza patemi, che i campionati andrebbero vinti dalla squadra che gioca meglio e non da quella che ha più persone nella stanza dei bottoni. Stasera siamo abbastanza polemici, però va bene così. Però non lo so. Niente, Antonio è dubbioso. Tu li hai conosciuti sotto alcuni punti di vista, probabilmente Santoro e Travaglini sotto altri. Se sottolineano con la Flacco in 2 partite ci hanno negato 2 rigori grossi come una casa, a Pescara soprattutto, sull'1-1 a 3 minuti dalla fine. Allora hanno dato un rigore pronti, partenza via, non scendevamo nemmeno al pullman, già l'arbitro aveva fischiato il rigore. E a noi dici che ha preso la palla in faccia in barriera, se prendevano quella pallonata in faccia il sangue arrivava al mare, invece non c'era niente in faccia, bisognava essere pure intelligenti. Però Travaglini è un arbitro di eccellenza.
Sarà perché io sono juventino, per me tutto si compensa alla fine. Il delfino Flacco Porta ha avuto anche dei danni anche nella partita in cui stiamo vedendo, quindi ma ripeto, la partita io l'ho visto quella immagine, è stato bravo il Segnalini a togliere il rigore, bravissimo, perché ogni tanto pure i collaboratori di linea, mi scusano che ho detto Segnalini, sono collaboratori di linea, persone rispettabilissime, che tante volte dagli arbitri un po' così non vengono interpellati. Quello di Pescara è stato intelligente, il rigore non c'era, l'ha fatto togliere. Vabbè, comunque in sostanza è stato un bar umano. Però alla fine dei conti, se il delfine... Allora, la squadra che mi ha impressionato di più, no, perché stanno qua, è il Casalbordino e l'Ortona, e il Bucchianico. Io dico sempre il Bucchianico. Sì, questa l'avevi detto anche all'intervista. Mi ha fatto una grandissima impressione. Probabilmente quella parte, ma poi sta nei playoff. È quinto, sì. È quinto, quindi. E il Casalbordino, quando siamo andati a Casalbordino abbiamo vinto con un pochettino di fortuna, abbiamo vinto. E loro hanno giocato, noi Trivilino al 90esimo ha fatto una parata che a livello di Buffon e quindi ha ricacciato letteralmente la palla dalla porta e noi siamo riusciti a fare un tiro, un gol, va bene. Loro però mica a fine partita è successo qualcosa, anzi, un'ospitalità a Casalbordino fuori dal mondo. Lei, signore, mi sa che non c'era quel no, giorno. Io e il patrono non c'eravamo. Però, un'ospitalità... Siamo rimasti contenti quel giorno. No, siamo rimasti contenti. Allora, sentilo. Un'ospitalità eccezionale. Eccezionale. Ma Santoro con me non faceva niente lo stesso. Perciò, perché non ci stava niente da dire. No. Che vuoi dire? Siamo stati... Una delle poche partite fortunate, una partita fortunata siamo stati domenica a Palombara. È inutile a dire. A Palombara, come abbiamo giocato, meritavamo... Non meritava di vincere. Beh, quindi Travallini è onesto, dai. No, comunque Antonio, scusa. Sì, prego mister. Ovviamente da allenatore valuto soprattutto le mie partite. Esatto. E valuto eventuali sviste arbitrali, magari sfortunate o meno. Però come allenatore mi sento di essere sincero. Cioè a Flacco Porto è un'ottima squadra, un'ottima organizzazione, un'ottima società. Ovviamente fanno un tipo di calcio probabilmente adatto alle caratteristiche dei giocatori che hanno, non perché l'allenatore non voglia far giocare questa squadra, una squadra soprattutto anche giovane, ma con ragazzi ben organizzati, con un buon settore giovanile, hanno molte qualità importanti, vengono a capo di partite perché hanno qualità e la classifica non mente, quindi a prescindere dall'aspetto estetico sono convinto che in questo momento il campionato la classifica sia quella reale e un gradino più sopra di tutti ci mettono Flacco, anche se con noi ovviamente ci sono state delle situazioni onestamente negative per noi, ma non voglio pensare assolutamente che... E allora come mai quando si gioca contro la Flacco ci sono sempre queste situazioni negative? Io non voglio, non è... Ma anche la Flacco ha avuto dei danni? Io non lo so perché, io faccio una domanda a lei, lei si sta... In polemica io. No, io nemmeno voglio entrare in polemica, lei mi sta dicendo che contro di voi ci sono stati... Sì. Dei problemi. Lui dice sì, però meritano contro anche di la noi, posizione. In due partite ci sono stati dei problemi. Parlando con altri allenatori ci sono stati dei problemi. Ma stranamente sempre dei problemi. Mi sembra strano. Dal mio punto di vista mi io sembra strano. Volevo solo chiarire sto fatto. E se sono lì non è solo per le sviste. Signor Cesare, ci conosciamo. Lei ha chiarito perfettamente il concetto e sono perfettamente d'accordo con lei su tutto e per tutto. Io no. Allora, un saluto da Nicola Cancelmo, un saluto a tutti. La Flacco la seguiamo tutto l'anno, ma ne ha avuti molti di situazioni sfavorevoli. Quindi, non mi risulta. Ripeto, essendo juventino, io sono sempre della tesi. Magari, Antonio, daremo modo anche alla Flacco di venire, no? In certo, trasmissione certo. A replicare. Però in quel di caso contro voglio dire al direttore Travaglini che mentre la Flacco potrebbe avere, da come dice lui, qualche favore arbitrale. No, si può ipotizzare, diciamo. Si può ipotizzare. Però loro Val di Sangro a me risulta invece che ci avete un po' la fortuna, non siete aiutati dagli armi, siete abbastanza quella fortunati. Quella è proprio fortuna. La fortuna aiuta gli audaci. Bravissimo, mi hai preso la parola dalla bocca. Perché voglio dire, io le ultime... faccio giocare gente di 40 anni che altra parte hanno perché scappato. Perché guarda caso, le ultime partite, a Casalbordino come hai detto tu, a noi, a casa a noi, avete venduto 1-0 con immeritatamente. Con come un po' di l'ha detto. Ma infatti cos'è? Perché sono arrivato là,
No, no, no. Detto, a Palombaro pure grazie a Dio mi ha detto che avete vinto pure l'ultimo secondo. No, no, non l'ultimo secondo, a Palombaro abbiamo fatto gol al ventesimo, al quindicesimo, ventesimo del secondo. E per chiudere a Raiano stessa cosa. No, all'ultimo secondo. Allora, tutte in largo e in lungo. Ma stavate a perdere pure. Stavamo a perdere, però stava dominando il largo e il all'ultimo secondo minuto avete vinto pure, vedi? Sono punti d'oro quelli, capito? Sono punti pesanti. Però, come hai detto tu prima, giustamente la fortuna aiuta gli audaci. No. È giusto che sia così. Allora, io ho un saluto. Abbiamo avuto pure 8 rigori contro. Chiudiamo la parentesi del fino flacco e li invitiamo a venire anche a loro per poter dire anche la loro, giustamente, diamo la parola a tutti. Certamente. Allora, un saluto, questo è sempre da Cancelmi, credo, un saluto alla signorina Smargiassi da Carlo Pili, che mettono sempre in mezzo suo santo ragazzo, Ermanno Russi e dall'ombre del partito, non so chi sia, ma ne aggiungono uno nuovo a settimana. Dopo abbiamo Ranalli, puoi raccontare gli episodi di Travaglini che nasconde i palloni? Si scherza. No, quello si è scherza. Storia vecchia. Ha scritto si scherza. Un saluto a tutti da Nicola Cancelmo. Forza Vacri, ancora con i cuori. E grande mister D'Alessandro, grande persona, grande professionista, riporta il Vacri nelle categorie che merita. Francesco Secatore. Un attimo solo, Fabrizio, sì. Possiamo vedere di Da Sport, così parliamo anche di quest'altro nostro partner e poi ridiamo la parola ai nostri che ospiti, c'è anche per un la serata messaggio per lui. Si sta accendendo, mi piace. Allora, di Da Sport, come gli altri partner commerciali, la maggior parte, la Mites, l'Arcobaleno, sono tutti nella zona commerciale qui in Contrada Saletti. Le offerte di Di Da Sport dal 29 gennaio al 3 febbraio sono la tuta Africa più Visa a euro 40, Fashion Givova Bimbo e Bimba 60% anziché 50% di sconto, ovviamente pantaloni da 9 euro e felpe da 7 euro di Da Sport, quindi di Da Sport, zona artigianale Contrada Saletti. Antonio, ti rubo solo un secondo prima dell'altro round. Io vado là perché devo far vedere la Casa Albardino e Val di Sacco. L'altra promozione per il Bomber, per il Bomber Mennucci, un saluto a Bomber Mennucci, grande professionista e grande giocatore, il Bomber che tutti vorrebbero, Angelo Della Valle. Allora, se magari ti sia fai qualche sì. Siamo pronti con la telecamera, ecco. Non la rovinare, quella è la mia. Me la riporterò questa fine trasmissione, esatto. Questo è diciamo il giocattolino, è chiamiamolo però giocattolino, è proprio un una vera e propria macchina che ci ha portato prima Antonio Antichi dell'Arcobaleno. Andiamo a dare qualche dettaglio tecnico, si tratta di una Mercedes, come vedete anche dal famoso stemma, Mercedes SUV coupé due posti, motore velocità dai 4,5 agli 8 km orari, una batteria a secco 12 volt, carica batterie da 12 volt inclusa, acceleratore e freno unico pedale, due marce avanti più retromarce, porte laterali come vedete apribili, design realistico, luce a LED, luci e suoni, licenziato da Mercedes-Benz. Quindi chi vuole acquistare questo genere di regali, ma anche altri tipi, l'Arcobaleno, zona artigianale Contrada Saletti. Quella è perfetta, ce li posso mettere entrambi i nipotini, uno a destra e uno a sinistra. Sì, sono due posti, Hai visto? Sì, sì, perché l'avevo studiato come possibile regalo. Solo che poi devi andarci in giro, gli devi correre dietro soprattutto, perché comunque corrono poi dietro la macchina. Se ci vai a nome nostri faranno anche uno sconto. È bellissima quella, sì sì, è bellissima, assolutamente. Io ho un altro saluto per Bomber Mennucci dal suo procuratore, il sottoscritto Loris D'Alessandro. Benissimo. Visto che siamo nella sessione di mercato di Serie A e B, Bomber non viene ceduto, vero? Chiediamo il Bomber rimane a casa, abbiamo impiegato tanto tempo per riportarlo a casa, dice, ce lo teniamo stretto almeno per qualche altro anno. Visto che, scusate, visto che parliamo di Vacri, sì. Vacri ci sta, diciamo qualcosa pure al Va, un ex tecnico della Val di Sangro, sì. Ex tecnico della Val di Sangro, giocatore di Serie A veramente, con Serie A con la A maiuscola. Torino, con una persona eccezionale, sì, sì, io sono stato a fianco un anno, quasi tutti i giorni, lo saluto di cuore, è veramente una grossa persona. Come allenatore ha avuto meno fortuna di quello che meritava, però come persona è eccezionale.
Io chiudo l'angolo del Vacri con i complimenti anche a mister D'Alessandro per il lavoro svolto finora, sempre da Loris, e Riccardo De Luca, ciao Bomber. Volevo chiedere a Mennucci, visto che diciamo un personaggio storico, tante volte il mio punto di riferimento a Vacri, quest'anno non l'ho vista la presentazione, ma può darsi che diciamo sta un po' lasciando la mano alle nuove generazioni, il DS Di Mascio, che fine ha fatto? Credo sia presente ancora nell'organigramma della società, c'è ancora, credo. Però lui abita adesso a Francavilla, sì, ha avuto da un dei po', nipoti, sì. Si è un po' allontanato un attimino, ma comunque è sempre presente. Comunque. Al campo viene domenica sera, se non sbaglio, sì, vabbè, lui è... Spesso si affaccia, è una figura istituzionale del calcio vacrese. Sì. Allora, andiamo con un altro, come detto, tre filmati del campionato di promozione. Il secondo riguarda una gara che si è giocata qui vicino e qui volevo far intervenire il nostro ospite Travallini perché si parla dei cugini del Piazzano così sconfitti, ahimè, dalla Fater in casa. E, onestamente, io vedendo le immagini, probabilmente la peggior partita dell'anno del Piazzano, che si è fatto mettere sotto dalla Fater, solitamente è il contrario, una gara molto brutta, una sconfitta credo anche meritata. Ricordiamo che manca il Bomber Bussoli, Pasquini, però sono attenuanti anche alle altre squadre, mancano i giocatori. Vabbè, Bussoli è una perdita pesante, non scherziamo, mi sembra che ha fatto 17 gol se non sbaglio. Credo di 17 sì. O 18 è il terzo bomber di questo campionato. Questo campionato di promozione io continuo a dire che è un campionato difficilissimo, si può perdere con l'ultima in classifica e si può vincere con la prima, un campionato molto molto equilibrato, se lo prendi una partita un pochettino sotto gamba c'hai dei problemi. Quindi la Fater io l'ho visto qua, non mi era dispiaciuto il primo quarto d'ora, ha creato due grosse occasioni gol contro di noi, poi ha avuto un periodo sfortunato, ma io parlando con i dirigenti che sono delle bravissime persone, loro ci avevano tanti infortunati, io sono un appassionato del calcio, quindi lunedì mi vado a leggere tutte le formazioni, la notte del lunedì, e vedo che stanno rientrando dei giocatori, quindi rientrando dei giocatori di valore aumenta il tasso tecnico della Fater, perché la Fater, se non dico fesserie, le ultime 5 o 6 partite non ha perso più, ha vinto due o tre partite, le altre l'ha pareggiata. Quindi non è questa squadra, la Fater arriverà nei quartieri alti del campionato come Real Triciminiere, un'altra squadra tosta, difficile. Quindi i bassifondi, chi si trova invischiato nella lotta per non retrocedere sarà durissima, come sarà durissima la lotta per salire. E poi ci sarà la griglia dei playoff, ci sarà tante cose. Quindi è un bellissimo campionato, spero di viverlo tranquillamente, tutte le società di viverlo tranquillamente. Un in bocca al lupo agli arbitri, lo so che sono ragazzi che non lo fanno apposta, questo è sicuro, l'unica cosa che è sicura è che non lo fanno apposta. Sono tutti in buona fede. Sì, questo è sicuro al 100%, probabilmente in qualche piazza si lasciano condizionare, ci sta quello che fa parte della Lega, dici, ma non vale quelle persone, arbitrate tranquillamente, se siete bravi andate avanti, perché i commissari degli arbitri non vengono a perdere tempo. Tiziana, c'è il fischietto, sì, che devi fare? Sì, dobbiamo ammonire. Avvisiamo Fabri. Fabri, sei pronto? Allora, io in realtà avrei dovuto ammonire il mister del Casal Bordino, però non abbiamo trovato un motivo buono per ammonirlo, perché mi è stato detto dai dirigenti non lo posso prendere da nessuna parte perché è una persona brava, metodica, rigida quando lo deve essere, buono come persona. Ho detto allora non possiamo, perché l'unica cosa su cui si poteva ammonirlo era che si arrabbiava e si infervorava in partita, ma quello ci sta, mi sarei infervorata anch'io come mister a volte, quindi lui l'abbiamo scartato, non l'abbiamo potuto ammonire, e invece ci è arrivata la soffiata e ammoniamo Travaglini. Mi fa piacere. Ammoniamo Travaglini, visto che stava parlando di arbitri, cade proprio a pennello. Lo ammoniamo anche in trasmissione, lo ammoniamo perché ci hanno detto che è contrario
alle fusioni. Non è vero, non è vero, non è vero. Questa è una... L'unico contrario alle fusioni qua dentro è Antonio Calabrese. E lo confermo. Lo conferma, quindi non siamo d'accordo su niente. Io sono coerente. Io sono favorevolissimo, io ho detto. Però prima... Se lo sei diventato, ti sei convertito dopo la serata. Quando, io sono favorevolissimo. In passato non lo era, adesso ha cambiato idea. Una tesi che è andato male, l'ho fatto. L'ho fatto, mea culpa. L'abbiamo fatto, non l'ho fatto. Okay. Le fusioni si fanno almeno in due. Si fanno in due, le società è andato male, non è stato accettato. Però che in una vallata di 4 abitanti ci si devono stare, io parlo di vallata, sì, due squadre di promozione e uno di seconda categoria, secondo me non va bene. Fate questa fusione Val di Sangro e Piazzano, io mi tiro indietro perché mi sono stufato pure un pochettino. Non ci credo. Mi sono stufato, ti dico la verità, dopo 30 anni. Io sono rientrato in società dopo 5 anni perché il presidente Rucci, una grandissima persona che saluto, tutti gli altri, Paolo, Michele, Serrapica, scusa se mi... Francesco Luciano, Michele. L'ingegnere, cioè l'architetto, scusa, Enzo Pellegrini, che fanno parte tutti in società. Amico storico. No, Enzo Pellegrini, no, Americo non c'è. Americo lo dobbiamo ringraziare perché ci dà la possibilità di usare il campo. Il campo che è strettamente personale, il campo dove ci alleniamo, l'antistadio che lui ce lo fa usare gratuitamente. E va sottolineato. Va sottolineato. Di questi tempi va sottolineato. Gratuitamente perché lui ci paga le tasse al suo campo. Paga le tasse al nostro benemerito comune. E infatti invece il campo di Casalbordini è un bellissimo campo. Avete anche le panchine adesso. Finalmente. Ci sono le panchine nuove. Sì, sì. Non avevo avuto l'occasione di provarle perché quasi uno di voi erano ancora quelle vecchie. Sì. Però sono arrivate delle bellissime panchine, almeno quello. E devo ringraziare questo in prima persona la Carla Zinni, assessore allo sport, che è candidata anche alla Camera adesso. Esatto. Sì, Carla, quindi, che mi ha promesso a me personalmente, l'anno scorso, prima di agosto, a Tratalino, io entro la stagione 2017-2018 faccio avere le panchine nuove. E così è stato. E poi, questi giorni, gli ho strappato anche una promessa, a proposito del campo, vedi? Di abbellirlo. E mi ha fatto una mezza promessa. Mi ha fatto. Se andate in eccellenza vi fa il campo in sintetico. Se andiamo in eccellenza, quindi metteteci pure un po' di buona volontà voi, facciamo. Fateci andare, eccellenza. Fateci andare perché se no. Fateci sto piacere. Un passo di lato. Fateci sto piacere. Ci così vediamo se mangiare la promessa. Un astio contro il Casalbordini. Assolutamente. Così poi arriva il campo. La vostra ammonizione mi sa che l'avete sbagliata. No, l'abbiamo sbagliata. Allora è stato il suggeritore. L'altro che ha sentito. Una frase è sempre l'arbitro che è stato portato male, sì, capito? Sì. È stato sviato. Invece quindi volevo finire il discorso. Sì. Fate la fusione perché? Quindi è pro fusione. Sì. No, una sola squadra in vallata, secondo me si può fare tranquillamente un'eccellenza da alte classifiche. Visto che ne ha parlato, no, Travaglini, di anni e anni, io chiedo a Cesare, ho anche la situazione, questa è una situazione un po' simile anche a quella che abbiamo noi a Vasto da una vita, no? Di tutte le squadre che comunque non riescono a unirsi, si uniscono mezzo anno, poi comunque si ridividono le strade, è un po' Vasto è complicata, città, sì, grande, è molto più grande, è anche sì, sì, giusto sì. Che ci siano più realtà, ah, ecco, vedi. Il direttore. Beh, per dare spazio anche ai ragazzi. Perché effettivamente sono tanti ragazzi. Ovviamente ci vuole tanta intelligenza e ci vuole una filosofia sportiva importante, perché fondersi vuol dire comunque perdere dei posti. Certo. E invece giustamente la gente fa tanti sacrifici e poi custodisce e difende fino all'ultimo tutti i sacrifici che ha fatto. Onestamente sarebbe bello unirsi e dandosi dei compiti, dei valori e dei compiti, soprattutto a livello giovanile, che credo che sia la base. Che lì dove deve rinascere Vasto, che negli ultimi anni è un po' mancata, esatto, forse. Esatto. Ecco. Soprattutto adesso che rispetto ad altre realtà che abbia trovato la strada giusta a livello dirigenziale. Esatto. E quest'anno sono ripartite anche al settore giovanile. Sì. Mi auguro col tempo che cresca sempre più la qualità del lavoro che stanno facendo. E io ho un'altra domanda per mister Cesario dal patron, che dice: cosa pensi della campagna acquisti autunnale del Casalbordino e come consideri il saldo?
anche i saldi ci sono. I saldi? Il saldo. Forse dice saldo negativo, gennaio. Positivo. Saluto prima cosa il presidente che stasera ci ha abbandonato all'improvviso, ecco, quindi lo saluto con affetto. Noi siamo in contatto tutti i giorni, è una persona... Una squadra anche fuori dal campo. Capace, dinamica, una persona con cui si lavora molto bene, condividiamo tutto praticamente, quindi lui sa perfettamente che abbiamo condiviso passo passo e sono enormemente soddisfatto di tutto il lavoro che abbiamo svolto, ma soprattutto che ha svolto lui. E gran parte del merito è proprio il suo, di questa costruzione di questa stagione, che ha dimostrato per l'ennesima volta che è una persona di qualità. Probabilmente perché se ne è parlato tanto, no? Perché anche in studio avevano parlato alcuni del fatto che il Casal Bordinova ha mandato via diversi giocatori. Guarda, mandato via. Però è una parola grande e sbagliata, forse. Che poi non corrisponde al vero. Purtroppo quando si è di fronte a determinate realtà uno deve capire qual è la cosa migliore. Certo. Per proseguire il cammino. Nel caso nostro ci sono stati problemi fisici da parte di qualcuno, ci sono stati problemi logistici perché ragazzi che venivano da lontano non avevano la possibilità di allenarsi e quindi la squadra non riusciva a vivere quel tempo necessario per diventare squadra, cosa che invece in questo momento siamo riusciti a fare con un gruppo di ragazzi che si allena regolarmente e anche più giovane, e quindi c'è più voglia di stare insieme, più voglia di progredire tutti insieme. Ma questo non vuol dire che sono stati mandati via per motivi tecnici o educativi, assolutamente no. Sono state fatte delle scelte perché a livello logistico sembrava più giusto per il bene del Casal Bordinova di questa stagione. Natalina, ma come fa il padrone a pescare questi calciatori anche da fuori regione? Vabbè, lui è infinito, te l'ho detto, è diabolico, mefistofelico, oserei dire addirittura. Quindi non ha la sua conoscenza ormai non ha limiti, sinceramente, perché a parte che c'è un sacco di amici, procuratori, in passato anche qualche procuratore amico da bambino, insomma, dall'adolescenza, quindi, e poi lui, ripeto, è un ambolico, cioè sta sempre sul computer e cose, poi è bravo a accaparrare perché è bravissimo, è velocissimo a fare certe operazioni, quindi a questo qua sinceramente non ci può arrivare nessuno a lui, sotto questo punto di vista. E poi per la domanda che ha fatto Tiziano al mister, sì, volevo confermare effettivamente che quelli che abbiamo mandato via quest'inverno, che signor giocatore, insomma, non riscopro io, sì, parlando di Perdonò, di Stanco, di Rispoli, voglio dire, i giocatori che riconoscono tutti, esatto. Grandissimi giocatori, però io per una volta, almeno una delle poche volte, perché sotto questo punto di vista lui non è che andiamo tanto d'accordo. Sì, spesso si scontrano. Ci scontriamo sotto il giocatore che si compra, che si vende, che si litiga. Questa volta invece io 100% d'accordo con lui, perché effettivamente non ci hanno dato garanzie, soprattutto fisiche, di presenza la domenica. E quindi, anche se sei una persona forte, è bravissima, ma se non partecipa al gioco, si annulla che la superiorità, diciamo, tecnica. E quindi lui è stato bravissimo ancora una volta a capovolgere la situazione e a far arrivare altri 5 ragazzi giocatori, di cui voglio menzionare uno che è il grande Angelo Cernaz. Infatti volevo chiedere di lui, sì, che ha dovuto sostituire Di Pasquale, sì, nel Di ruolo. Pasquale, ma in questo caso ha sostituito, se non superato egregiamente, anche Perdonò, a questo punto posso dire, perché è un player eccezionale, cioè un ragazzo che cresce di domenica in domenica. Domenica a Passo Cordone, il mister può confermare, insomma, voglio dire, ci ha fatto da solo lì dietro, voglio dire, è un ragazzo, poi c'ha quel tocco velutato, cioè è bravissimo, ma pure gli altri, Pezzotto che abbiamo preso, del Bonifro pure, cioè sono tutti bravi ragazzi che secondo me le loro caratteristiche si sposano appieno e bene col mister, con l'ideologia calcistica del mister, e quindi sta cesellando a suo piacimento. Al mister non glielo chiedo perché già sono in due interviste le l'ho chiesto, anche un po' antipatico parlare del figlio, però Natalino, Cesario Michele, un buon per di razza. Cesario Junior. Vabbè, scusa, tu mi fai una domanda, voglio dire, un punto debole, così sto, mi fai ancora più scaldare il femorale, perché Cesario è il mio preferito, cioè che devo dire, il centravanti vero ce l'abbiamo noi, voglio dire, senza offendere nessun altro, perché ci sono tanti bravi centravanti in promozione, però lui prende le botte, fa sportellate, tira di destra, tira di sinistra, di testa, di sedere, cioè, ma guarda, è infinito, e io prego sempre la Madonna, il Padre Eterno, che stia bene, la domenica, solo questo qua, perché qualità. A proposito di bomber, poi bisogna trovare anche l'ambiente giusto
per esprimersi al meglio, anche in altri ruoli. È vero, per esempio, è vero. C'è Peppe Soria che a Casalbordino non ha lasciato grossi ricordi, anche se ha fatto del suo ovviamente, ma la Val di Sangro è tornato quello di un tempo. È riesploso. E come mai, Travallini? Ma Peppe è un amico più che un mio giocatore. Peppe è immenso, ha 40 anni, quello che fa, persona seria, persona che si allena, non salta un allenamento. Sempre presente, quest'anno è il capitano di questa squadra. Quindi gioca tranquillo, e quando giochi tranquillo riesce a fare pure gol, quando non giochi tranquillo gol non riesce a fare. Poi sia l'anno scorso con Di Cincio, quest'anno con il nuovo mister Angelo Bisci, che saluto, che ha fatto un grosso lavoro per questa società, per questa squadra. Noi siamo partiti malissimi, non so se ve lo ricordate, le prime 5 partite mi sembra che ci avevamo 3-5 punti, cioè una cosa da retrocessione. Poi andammo la sesta Castiglione Valfine, la settima perdemmo, poi pareggiamo in casa con il Passo Cordone, stavamo zona play-out. Però io credevo nel suo lavoro, lui ha cambiato metodo, ha cambiato, facciamo il 3-5-2, un 3-5-2 un po' sporco nel senso che non è classico, le due punte non vengono incontro. Cioè l'ha adattato, è stato intelligente adattarlo sulle caratteristiche di Bucceroni, di Soria, i due attaccanti, con dei ragazzi tutti della zona. Ragazzi tutta la zona, cioè noi abbiamo Soria di fuori e Bucceroni di Guardia Grele. Questi sono i ragazzi, gli altri sono tutti di questa bellissima vallata. Tra l'altro due ex Casalbordini, sì. Una fugacissima apparizione. Fugacissima apparizione, sì, effettivamente. Comunque di Soria non è vero che sono stati in malo modo. No, io non ho detto questo qua, però sono stati in malo modo. Peppe è un grande personaggio, un grandissimo professionista, come ha detto Travaglini, una persona squisita, grande calciatore, quindi assolutamente siamo amici, ci incontriamo. Un po' meno Bucceroni dal mio punto di vista, diciamo, ecco, siccome io sono una persona, come mi vedete così sono leale e parlo sempre davanti, quindi non mi ha lasciato un bel ricordo sinceramente Bucceroni. Non sono lasciati quindi, benissimo. Quindi, benissimo. Quindi non ha trovato il suo ambiente, non lo so. Con me, lì non sono stato d'accordo col patrono io a fare quell'operazione, una di quelle operazioni con me Luca si sta comportando benissimo dal primo giorno, non c'è niente da rimproverare. È maturato pure con gli anni. Speriamo. Io penso che è maturato. E tornando al patron Santoro, che torniamo a salutare, ricordo. E che dice: zitto Natalino, non scoprire le carte. Chi Santoro? Non mi fa parlare più, vedi? Ma io sto facendo questo, voglio rispondere al patron, sto facendo questo perché siccome manca lui, allora mi devo dare da fare un po' io. Per due, no? Perché lui è immenso, io faccio un po' la parte, ma poca, insomma, però se devo acquietarmi un po' lo faccio. Il patron tra l'altro ha stravolto anche un'abitudine antipatica nel mondo del calcio, non parlo di quest'anno, che quando le cose non vanno bene il primo a pagare è il tecnico, invece in un caso vostro hanno pagato i giocatori, il tecnico è rimasto sì, al suo posto. Sì, quest'anno, sì, effettivamente. Non quest'anno, è due anni fa, quando è stato? L'anno scorso, cambiato dal 2016-17. Sì, quando mando via... All'inizio di settembre. Sì, mandiamo via quei 4-5 giocatori, sì. Beh, è stato coraggioso come al solito, insomma. Però alla fine, voglio dire, signori miei, alla luce dei fatti, se uno analizza bene poi il decorso, non è che ha torto lui, capisci, alla fine, perché basta vedere quei soggetti, che non voglio fare nome, cosa hanno fatto, voglio dire, quindi alla fine c'è ragione il patron. Il tempo è galantuomo, come si dice. Antonio, qui ci sono i complimenti sempre per il Vacri. Sì, adesso li dobbiamo ospiti, sentire un po' di più. Siete bellissimi. E io infatti proprio al bomber, visto che qui hanno parlato di bomber e tutto. Aspetta, mi dice. Sì, vai. Esauriamo sponsor. Un po' la parte relativa sì. Ai partner commerciali. Siccome doveva essere qui con noi Nicola Galante. È vero, doveva cucinarci in diretta, tipo Masterchef, eravamo pronti tutti a fare le Facciamo degustazioni. Facciamo vedere un po' di immagini del suo I Laghi dello Sento. Esatto. Mi ha promesso e ti ha anche la promesso prossima, che sarà sì, la prossima puntata settimana. Dovrebbe essere qui, se volete venire anche voi. Il nostro cannavacciuolo è Nicola. Esatto. Il nostro cannavacciuolo. Somiglia pure un po'. Ma è bello che avremmo fatto proprio le degustazioni in studio, come abbiamo fatto l'altra volta con il miele. Era anche divertente vedere gli ospiti se sentivano i retrogusti e le altre cose, esatto, anche per scherzare.
però aveva dei clienti stasera. Che il perché poi prima è buono, tutto, non è che cucina male, insomma, Nicola. Lo salutiamo l'amico Nicola Galante. Salutelo, esatto. E noi lo ringraziamo pure perché andiamo al ritiro lì la domenica mattina, sempre là. Detto. E ci ospita quasi sempre lui. Infatti, quindi un grosso grazie, un grosso saluto a Nicola. Infatti noi abbiamo detto la squadra va bene, evidentemente il mangiare è buono ed è sano perché la squadra sembra che va benino. Lui ha detto anche l'altra squadra loro va lì e tutto sommato vanno avanti, quindi va bene. Possiamo vedere anche le immagini di Bucchianico sul Monaco, sì. Vediamo tutte le immagini e così l'ultima parte ci dedichiamo a parlare con gli ospiti. Comunque lo possiamo fare anche adesso, mentre vanno le immagini. Solo volevo far intervenire Travallini e Cesario su queste due squadre. Il Bucchianico già si è espresso dicendo che per lui è una delle migliori. Invece sul Mona, che ne dite tutte e due? Prego, mister. Sul Mona è strano sul Mona perché... Un po' deludente. È un ottimo allenatore, un'ottima squadra, oltretutto a dicembre è stata anche rinforzata. Non so onestamente che tipo di problemi hanno, però vedendo la rosa onestamente mi aspettavo un po' di più. Mo, onestamente per noi va bene così. Perché certo, un avversario in meno. Ci abbiamo un avversario in meno, mi dispiace per Di Felice... Ma anche se io poi sono convinto che probabilmente da qui alla fine i valori usciranno fuori, magari riusciranno a fare un trend positivo. Il Bucchianico è una squadra importante, di categoria, ha detto bene il direttore, è una squadra che merita la classifica che ha, è un osso duro per tutti, insomma. Io posso dire che, riallacciandomi a quello che mi diceva prima Natalini, che siamo un po' fortunati, le parole di Di Felice a fine partita sul Mona, pareggiamo 1-1, disse non meritavamo sto pareggio, se ci facevano 4 gol non c'era niente da dire, quindi da e prende tutto, si so, però, ci sta questo nel calcio, sì, però questo. Siete sempre a credito, cioè siete sempre voi più fortunati, siete fortunati. Dobbiamo ancora avere qualcosa nella sommatoria, dobbiamo ancora avere pareggio addirittura, addio campo sportivo, allora non possiamo contare sulla vostra collaborazione. Io ho detto che se deve vincere, se non lo devo vincere io il campionato, lo deve vincere un altro, mi fa piacere che lo vince il Casal Bordino. Grazie per la sincerità. Se lo posso vincere io, Levatevi di torno che lo devo vincere. No, io ho detto se lo deve vincere un altro, a me mi fa piacere che lo vince il Casal Bordino. Perché c'ho un cugino pure sta intorno alla società, mio cugino. Chi sarebbe? Bozzelli Mario. Ah, Mario sta con noi, come no? Grande. Il mio cugino è lui. Ah, bravo, bravo Mario, bravissimo. Quindi niente. Sul Mona una grossa, adesso ha preso 3 giocatori a dicembre. Un po' non lo so, non riescono a amalgamarmi, c'hanno problemi di campo, c'hanno vari problemi. Io conosco bene il direttore sportivo, Baldo Lerza. Il presidente. Una società bravissima. Qualcosa che non va, non lo so, stando lontano non si può dire perché ci sta questo qualcosa che non va. Io nel ringraziare prima mi sono dimenticato il bar dello sport, questo lo devo fare perché noi andiamo a mangiare là tutte le domeniche offerto, cioè noi gli diamo una lira, ci offrono tutto. E ci trattano bene, ci aiutano a pagare pure le trasferte. Quindi doppiamente fortunati. Doppiamente fortunati. Doppiamente, perché vedi, noi siamo tutte le povera. Fortune qui. Noi siamo una società povera. A differenza di tante altre società della zona che sono ricche, noi siamo una società povera, ma povera veramente. Ci abbiamo un po' di intelligenza nel fare le squadre, andando prendendo un vecchietto di là, un vecchietto di qua, un ragazzino di là, un ragazzino di qua. E poi abbiamo rimesso sopra un settore giovanile. Stavolta la frecciatina, ogni riferimento puramente casuale. Non c'entra il Casal Bordino. Lo so che stai riferendo, lo so. Non c'entra il Casal Bordino, per l'amore di Dio, perché non ho raccolta la provocazione. Non raccoglie la provocazione. Quindi abbiamo rimesso su un settore giovanile. Quindi speriamo che nel giro di 2-3 anni noi andiamo in campo con 4, 5, 6 fuori quota, 7 pure alcune domeniche, fuori quote nostre di Piazzano, Monte Marcone. Mi piacerebbe avere un fuori quota del Piazzano, questo te lo dico.
Beh, penso che serva a Piazzano. Guardate la faccia di Calabrese. Se non gli serve, ce lo può dare. Secondo me il gran forza 2000 continua a non raccogliere le provocazioni. Se non gli serve, ce lo possono dare. Penso che stia bene dove è. Ecco, ha risposto. Antonio, subito si arriccia. Antonio, ha ceduto alla fine da cuore. È vero, un bravo giocatore. 2000. Vedi, alla fine il cuore ha ceduto, non ce l'ha fatta a stare zitto. Lo sto facendo apposta. Intanto provoca. Santoro ha scritto: voglio spendere pubblicamente la mia opinione su Natalino, che considero qualcosa di più di un amico e l'unico che mi conosce veramente, lo volevo sottolineare, ti voglio bene. Ma ti sta chiamando il medico, vero? Sì, mi sta chiamando il medico, non sto rispondendo perché sto parlando, insomma. Però ecco. È troppo tardi, mi sembra adesso. È attentissimo Santoro, ho visto anche che stava al telefono. Ah, quindi sa pure chi ti chiama. perché ha chiamato pure a lui probabilmente. Ecco perché. Sei lui, sarà assolutamente. E c'è una microspia al telefono. Grande, grazie patron, grazie. Allora, dobbiamo parlare con il VAR, sì, sennò sì, qua sì. Il presidente Ricci poi si arrabbia e dice ti ho mandato gli ospiti, ma non per cambiare l'aria in Val di Sangro. A mangiare non come sta andando, mangiato. Visto questo campionato? Il campionato sta andando bene, ecco, siamo partiti con l'intento di fare una squadra di persone locali, quindi sentivo discorsi prima dei settori giovanili, delle persone, giocatori del posto. I ragazzi sono tutti di Vacri, il sottoscritto è di Vacri, quindi la squadra è composta da tutte persone vacresi. Questo per noi è un vanto. Per quello che riguarda la classifica, per il momento siamo primi a pari punti con il Ripateatina, che dopo qualche anno è ripartita dalla terza, ad un punto dal Sant'Eusonio del Sangro. Il campionato è un campionato avvincente, ecco, domenica è finito il girone di andata, ci sono 4-5 squadre quali Perano, Villa San Vincenzo, che negli anni precedenti hanno disputato anche categorie tipo prima, promozione, quindi sicuramente sarà un campionato interessante da seguire, speriamo di arrivare in alto, ce la metteremo tutta, tutto qui. Da quali squadre dovete guardarvi le spalle, Mennucci? Io sono arrivato da poco, ho giocato 3 partite, quindi praticamente ho visto, tra virgolette, le prime 3. Ho visto Ripa, Sangro River e Montenero Domo. Montenero Domo, vabbè, aveva delle assenze, quindi non l'abbiamo giudicata più di tanto. Ripa e Sangro River sono 2 buone squadre, insomma, per la categoria, diciamo che quella che ha impressionato di più me è stato il Sangro River a livello, insomma, proprio di gioco, una squadra secondo me già di categoria, pronta per un'altra categoria, e anche Ripa, insomma, una squadra molto quadrata, abbastanza impostata bene, però comunque ce la giocheremo, abbiamo un campionato tutto aperto, si giocherà fino alla fine. Poi io le altre squadre onestamente non le ho viste, non le conosci bene, non le conosco, non saprei dire, però comunque vedendo la classifica, una classifica molto aperta a tutto, da tutto. Ma nel Sangro River io lo conosco, sta squadra, ci gioca Peppino Grognale. Sì, se non sbaglio di Biase, che pure giocava con l'allenatore è un ragazzo di Monte Marcone, sì. Bravissimo Pino Di Toro. Sì. E quindi questa è una bella squadra. Sì, è stata la prima partita che ho fatto. Questa è una bella squadra, sì, per la terza categoria. Non mi aspettavo quel tipo di, insomma, no, perché l'allenatore è bravo, sì, io non lo conosco, per l'amore di Dio, però conosco Pino, posso dire che è bravo. Quindi state No, concordo, credo che sia la squadra che state attenti a loro, gioca meglio sicuramente per la categoria. Travalini, vogliamo parlare anche di altre 2 squadre di questo territorio, visto che ne accennavi a una che sta in seconda, però c'è anche una in prima. Però vabbè, tu parlavi della Vallata, giustamente, la testa non è la Vallata. Allora, di quella di prima... Che stasera ha giocato in Coppa con il Palena e onestamente non so se magari Nicola Cancelmo mi fa sapere il risultato così... Quello di prima sono stati sfortunati, perché hanno trovato il Lanciano davanti a loro. Lanciano è una squadra di un'altra categoria, quello che spende il Lanciano, io ci faccio 3 campionati interregionali con quei soldi. A Tessa a me fa piacere, se a vincere penso che è impossibile.
se vengono i playoff e salgono, mi fa piacere immensamente per la società che conosco, tutti quanti quei ragazzi, una società di ragazzi con Nicola Cangelma e altri, l'allenatore è bravissimo, io lo conosco, loro lo conoscono, quindi Gabriele, non c'è niente che dire. Ci sono due ragazzi in prestiti miei, il portiere Cericola e Spinelli Armando. Quindi doppiamente piacere se vincono. E poi c'è una tifoseria stupenda. La tifoseria della Tessa, secondo me, è la migliore di parecchie, parecchie, parecchie squadre di eccellenza. E mi fa piacere, ti dico sinceramente, mi fa piacere. Del Draghi San Luca non so che dirti, ma sono ragazzi che si divertono, giocano, non so nemmeno chi è il presidente, ti dico la verità. Giuseppe Minna. Ah, Giuseppe Minna. Non so, quindi una cosa che non so non posso parlare. Non ti esprimi, giustamente. A proposito di tifoseria, Natalino, non possiamo non parlare dei vostri. Beh, sì, effettivamente, voglio dire, un po' troppo focosa, sì, diciamo, qualche volta. A volte, però chiaramente ragazzi, ce ne abbiamo 15-20 ragazzi irriducibili, praticamente se andassimo a giocare a Trento io penso verrebbero che anche a Trento. Con 2 metri di neve, sì, io penso, sì, che verrebbero anche là. Quello, e di questo sì, veramente confermo. Li voglio salutare, li voglio ringraziare pubblicamente perché sono veramente stoici sotto questo punto di vista. E poi diciamo devono maturare un po' leggermente sotto il punto di vista della comportamentale, qualche volta esagerano un po', però sai, ci sta pure questo. L'importante è che non fanno nulla comunque di male, di grave, che in passato è successo. Adesso invece vedo che stanno migliorando, stanno maturando e quindi di questo ne sono felice. Però ripeto, fuori casa noi, pure domenica a Passo Cordone, il ministro è arrivato dietro di noi, sono arrivati con le bandiere, con le sciarpe, con cominciato a Casale, Casale, cioè solo loro si sentivano praticamente. Sembrava che giochiamo dentro casa. È un piacere, giusto? Sì, è un piacere immenso, veramente grazie a questi ragazzi, veramente a tutti. Ma contro di noi si sono comportati benissimo, pure avendo perso la partita a Casalbordino, hanno fatto il tifo, io parole contro di noi non ho sentito. Io stavo in banchina, parole contro di noi non ho sentito, quindi non è una tifoseria brava per la sua squadra e giustamente fanno il tifo per la loro squadra. Ci mancherebbe, squadra. Sì, ci mancherebbe. Sì. Con qualche società forse ha avuto qualche screcio in passato, è successo, allora diventano un po'. Però chiaramente sì, è reciproca la cosa, giustamente è reciproca. Quindi. Con noi, sia l'anno scorso che quest'anno, io no, anzi, lo apprezzo, sincerità per sincerità. Grazie. Certo. Tisa, tu avevi qualche domanda? Sì, una domanda prima... per Fabrizio, più che altro, sì, per sapere quanto abbiamo fatto. Ah, pensavo di più, quindi... altro quarto d'ora ci possiamo fare prima, perché parlavano comunque di bomber, no, e del fatto che si devono trovare nell'ambiente giusto e anche per riesplodere, come magari l'esploso Soria o anche Cesario che si trova bene a Casalbordino. Allora io volevo chiedere al bomber qui del Vacri quanto conta, oltre alla parte fisica, nel senso star bene fisicamente, essere bravi tecnicamente, raggiungere un equilibrio anche col comportamento e mentale. Innanzitutto mi sento in difficoltà perché sentendo i nomi, i nomi non c'entra assolutamente nulla, e lo sottolineo. Però sicuramente io si è sminuito. No, è la verità. Penso che per qualsiasi giocatore, insomma, stare in un ambiente giusto, stiamo parlando sempre di promozione, prima, seconda, eccellenza, quindi io credo che un fattore importante è il divertimento, insomma, non stiamo parlando di calcio professionistico, quindi dove tu devi fare a determinati livelli determinate cose. Io penso che in tutte le categorie, soprattutto in queste, la parte più importante, la componente più importante è avere un gruppo, una società, degli allenatori o comunque un ambiente che ti dia sempre stimoli per divertirti, anche perché si parla sempre di dopo lavoro, quindi certo, dovrebbe essere così, quello, certo. In alcune situazioni forse si va un po' oltre, secondo me, dal mio punto di vista. Volevo fare una battuta col dottor Travallini. Siccome qui nel nostro comune le polemiche politiche sono sempre all'ordine del giorno, voi però avete il merito di aver riunito tutte le componenti politiche del nostro comune, perché... Ma, noi non siamo una società politica. Sì, noi abbiamo il grande dottor Flocco, dirigente, medico, che nelle comunali è stato eletto nella lista, non lo so come si chiama, di Borrelli. Uniti per la Tessa. Invece dall'altra parte c'avevamo il capolista Enzo Pellegrini, che ha perso purtroppo, io dico purtroppo, ma stanno in società insieme come persone, come bisogna essere,
civili, rispettosi, e si va d'accordo, andiamo a cena ogni 15 giorni sicuramente come società, andiamo a cena, si parla di tutto, si esprime le proprie opinioni, e ognuno fa, cioè non bisogna mai sottovalutare quello che ti dice un altro. Io nella vita, adesso ho qualche anno, ho preso sia nel livello lavorativo, sia nel livello calcistico, che nel livello familiare, sempre qualcosa da tutti, dal più piccolo al più grande. Non pensare che il più piccolo non ti possa insegnare qualcosa, tutti ti possono insegnare qualcosa. E se sei attento prendi da tutto qualcosa. Esatto. Tiziana. Sì, ci sono dei messaggi. Domenico Timperio, quindi non so a chi è riferito. Tiberio? No, Timperio. Ah, ok, che fa bibi, forse come un clacson. Benissimo. Poi Marco Ricci che dice: Bomber, hai talento da vendere anche ai microfoni. Mister, sei il top come sempre. Un saluto a tutti e un ringraziamento ad Antonio. E Marco Paciocco che dice: da dire che tutte queste squadre devono venire a Vacri, e in casa il Vacri ha una marcia in più. Cannoniere della terza categoria, Hermes Paciocco. Poi c'è Nicola Galante, grande Nadal, buonasera a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Siamo già Nicola, con la coda in bocca, caro Nicola. Esatto. E allora, abbiamo ancora qualche minuto per parlare. Mister Cesario, mi è venuto in mente adesso una squadra che lei ha allenato in passato, il microfono, il Vasto Marina, in prima categoria, che è stato protagonista oggi del vinto pareggio. Anche. Oggi ha vinto anche con l'Ortona, no? In Coppa, oggi, mi Coppa? Sembra. Sì. Non c'era con la Visultona? No, so che c'era Tessa Palena. Allora, ma perché era? Il Vasto Marina fa la Coppa Abruzzo, l'Ortona fa la Coppa Italia di promozione. E quindi erano altre allora. Quelle no, può darsi che era la Virtus, sì. Ortona. La Virtus Ortona. La sì, Virtus, ci sta l'altra squadra. Sì, sì. Ok. Sì, sì, no, Virtus Caldari è quello che fa la promozione. Cioè che si chiama Ortona, però esatto. Ex Real Caldari. Perché so che avevano segnato. Ortona storica fa la prima categoria. La Virtus Ortona. Eh sì, comunque aveva vinto il Vasto Marina. No, comunque volevo chiedere al mister, ecco, se conosce un po' la realtà di Vasto Marina, sì, avendola allenata, sì, frequentata, sì, spesso. Cioè, ci sono tanti amici, purtroppo loro sono ripartiti dalla prima categoria e, come diceva il direttore, anche loro erano partiti e hanno costruito una buona squadra, solo che quest'anno il campione è falsato dalla presenza del Lanciano. Gli auguro tutto il bene possibile e spero che più presto tornino almeno in promozione. Poi ulteriormente falsato per l'addio dell'Atletico. Esatto, anche Cupello. Dell'Atletico. Esatto. Ma come giudicate voi, un'opinione, queste squadre che poi arrivano a un certo punto e per vari motivi sono costrette ad abbandonare? È difficile, anche perché ci sono casi e casi, più delle volte perché magari ci sono dei dirigenti storici che per anni tirano avanti con tanti sacrifici e arrivano a un certo punto in cui sono stanchi. Non è facile onestamente organizzare, gestire e creare dei percorsi importanti, anche perché comunque ci vuole, oltre alla passione, ci vuole un numero giusto di persone, ci vogliono delle risorse economiche, ci vogliono delle strutture, e onestamente non è facile. Ci spiegavano, a volte vengono meno anche degli accordi che si prendono magari con sponsor, e quindi il caso del Cupello è proprio questo, dell'Atletico. Esatto. L'Atletico, da quello che so io, si è ritirato nel periodo degli svingoli, quindi non ha lasciato giocatori a spasso. No, i giocatori molti hanno trovato la sistemazione. Se hanno trovato squadra l'hanno trovato, se non l'hanno trovato perché è non colpa loro, non hanno trovato l'occasione. Era brutto se si ritirava a gennaio, questi ragazzi non potevano giocare altre parti. Esatto. Qui comunque dicono la Tessa ha vinto 2-0, Barri e Ermanno Russi. Interessava il risultato della Tessa. Sì, grazie per la comunicazione. Vabbè, allora, quanto abbiamo fatto? Un'ora e 40. Esatto. Allora, possiamo iniziare con il giro finale dei saluti finali, se Tiziana non ha altro da aggiungere. No, per ora non ci sono altri messaggi. No. Va bene, iniziamo dal nostro Natalino Ranalli. Ultime battute a piacere. Battuta. Stasera comunque, a parte questo, tutto è stato piacevole questa serata. Certo, se c'era Alessandra. Certo, purtroppo orfani del padrone, non è che è stato molto
come si dice, bello, però ci avremmo più scintille, più pirotecnico, però pazienza, vuol dire che se ti fa piacere ci inviterai di nuovo, dove c'era sicuramente il patron, e anche con il dottor Pellegrini pure possibilmente, così con Travaglini. E cose. Niente, sì, è sempre molto bello qui parlare di calcio con persone competenti e soprattutto tu Antonio, che sei ormai un decano di questa trasmissione, e vi ringrazio calorosamente e dico sempre, che devo dire, in bocca al lupo a tutti, forza Casale chiaramente, e speriamo che, ripeto ancora una volta, col dottor Travaglini, se ci dà una mano alla fine, così faremo pure sto campo in erba sintetica per andare in eccellenza. Ci serve il campo. Grazie di nuovo, buonasera a tutti. Grazie a te Natalino. Mister Roberto Cesario. Grazie soprattutto a te Antonio. Ci mancherebbe, mister, un piacere. Il compito mio giustamente è quello di salutare e ringraziare la società con il capo, il padron, ringraziare i tifosi che prima Natalino ha, di cui ne parlava prima, perché sono meravigliosi, tutta la tifoseria di Casalbordino, e soprattutto da parte mia un plauso, un incoraggiamento a continuare a quel gruppo di ragazzi stupendo che è la squadra del Casalbordino di quest'anno. Grazie mister. Nicola Travaglini, speriamo di riaverlo prima della fine dell'anno. Ma non lo so, questo non te lo posso promettere. Stai qua vicino, pure a piedi. Non dai. C'è problema, io voglio salutare tutta la società Val di Sangra, cominciando dal presidente, al massaggiatore, alle persone, a Lucianone, che sta tutte le sere al campo, fa molto più di me, del presidente e di tanti, tutti i ragazzi, i giocatori, i nostri pochi tifosi ma buoni, speriamo che l'ultima partita, se vi sto vincendo 1-0 e mi serve il pallone, caro Natalino, non lo vedi più. Ecco qui. Sei grande. Se vincendo 1-0 e mi serve il pallone, scompare. Mister, nel caso, sai dove è finito il pallone? Nell'appello. Spero di non essere. Io non ho detto per scaramanzia, l'ultima partita c'è Val di Sangro a Casalbordino. Aia. Io non c'ho scaramanzia di così. No, nel senso che io mi auguro non serva, che saremo a pari punti primi, dai. Siamo in una condizione che sia una partita importante, quindi ecco perché non l'ho detto. Comunque sarà sempre un piacere incontrare loro. Ma a Monte Marcone o a Casalbordino? Ah, qui a Monte Marcone sarà l'ultima partita. E speriamo che stiamo 2 punti indietro noi, non 1 punto indietro. No, a voi. No, pari punti ho detto. Io voglio stare 2 punti indietro a te. Non mi va bene. Non mi va bene. 2 punti dietro non mi va bene. Come uno non mi va bene. Se stai 1 avanti mi fa piacere. No, io 2 punti indietro perché voglio venire a vincere a casa tua stavolta. Lo so, io l'avevo capito già. È meglio stare dietro in quei casi perché la tensione, chi sta avanti è maggiore. Chi deve rincorrere non c'ha niente da perdere. Me lo gioco, se perdo stavo dietro e finita là. Se sto per chi sta avanti, quando fai la volata nel ciclismo, ti tirano. E chi vince di solito esce ai 50 metri. Sì, esce sul finale. Sul finale. E noi speriamo che la Flacco ci sta tirando. A tutti quanti. Giusto per chiudere, nominando anche loro. Perché secondo me siamo 4 squadre che possiamo arrivare a pari punti alla fine. Sì. Io ho visto i calendari, noi abbiamo 5 in casa, 5 fuori e 1 a campo neutro. Quindi è fattibile. Come campo neutro? Che significa? Uno ce l'abbiamo a campo neutro. Se lei è intelligente lo dovrebbe sapere. Hai capito le frecciatine? Piazzano! Le frecciatine arrivano di continuo. E 1 a campo neutro. Arrivano di continuo. Voi ci avete 6 in casa e 5 fuori. 5 in casa e 6 fuori. E tutte fuori, è difficile purtroppo. L'Ortona c'ha 5 in casa e 6 fuori. No, 5 in casa e 6 fuori pure l'Ortona. Quindi tutto molto equilibrato. Sì. Infatti qui non abbiamo parlato, c'è anche l'Ortona con loro. Alla fine. L'Ortona tra i due litiganti, alla fine c'è l'Ortona. È la Flacco che deve vincere il campionato. È sempre la Flacco. Perché il signore ha deciso così. Ci sono così. Per benissimo. Dovere di obiettività dobbiamo invitare il Delfino Flacco. Abbiamo detto al venite presto. Infatti, assolutamente. Lo so, sono assenti, non replica. Possono replicare. Lo so, ma tu sei un buon avvocato del Delfino, Io. Chiamiamo anche il un buon avvocato. Certo. Poi Travaglini, lui è sempre imparziale invece a noi. Eccetto in 2 casi, col piazza della Juventus. Solo con la Juve sono imparziale. Quello sì. Io pure. Quindi. Ecco, quindi vedo con Antonio non ci troviamo calcisticamente, modo di gestire sulle fusioni.
Però che volete sulla no, Juve, per l'amore però. Di Dio, io vado alle trasmissioni di Antonio da 20 anni fa. Da oltre. A Telemax, all'altro come si chiamava, vabbè. Si ricorda Ravallini nel 94 in un Lanciano Val di Sangro, era Leonardo Di Florio, l'allenatore mi disse all'intervista: Leonardo Di Florio non si tocca. Ma l'avevo già l'ha cacciato. Cacciato già. Già l'avevo ecco. Già cacciato. No. Prima che sono venuto a fare l'intervista, l'avevo in mente mia già esonerato. È stato uno degli errori della vita mia, calcisticamente. Beh, importante col senno di poi, sì, vedi. Col senno di poi sbagliai a fare quella mossa. Troppo affrettato. Troppo affrettato, sì. Troppo affrettato. Va bene, proseguiamo con i saluti. Mirko D'Alessandro, allenatore del Vacri. Io vi ringrazio a nome della società dell'invito. Volevo ringraziare i ragazzi che settimanalmente si mettono a mia disposizione e fanno dei sacrifici per essere presenti all'allenamento e per venire la domenica a giocare. Volevo ringraziare tutta la dirigenza del Vacri Calcio, l'amministrazione comunale che ci mette a disposizione l'impianto. E prima ho sentito parlare di tifoseria, noi domenica abbiamo giocato a Ripa, c'erano forse 200 ragazzi, quindi la nostra curva Vacritelli è compatta, ci segue sempre. Vacritelli. Ci seguono dappertutto, si è creato l'entusiasmo giusto, credo che sia la strada giusta. Un ringraziamento ancora è doveroso a Manuel Stella, il mister che mi dà una mano nel gestire il gruppo. Buona serata a tutti, è stato un piacere stare con voi, grazie. Piacere nostro, grazie mister. E chiudiamo prima di Tiziana con Flavio Mennucci. Sì. Prima che saluta, perché c'è un qualcosa che per lui, grande bomber Mennucci, è solo un piccolo difetto, e tu lo sai qual è, forza Vacri. Questo è Marco Paciocco. Ah, ok, sì. È il fratello di Riccardo Paciocco. Ci ha messo Paciocco. Curiosità adesso. Anch'io, su questo difetto. Sì. Io sono juventino e lui... E questo è il difetto, perché difetto. Juventino! Io sono d'accordo sul difetto. Lo chiami difetto. E lui, sì, sul difetto anche il mister Cesario è d'accordo. Lui tifa Torino. Ma non penso, sì, sì. Vabbè, il mister è della Lazio, quindi ricordo... E per quello non può essere per pro Juve. No, ma ricordo il 5 maggio quando c'era Poporski con la maglia nera azzurra che diceva: ma perché non ci fate vincere? Mannaggia, Ronaldo guarda. Che piangeva. Ma poi l'ha dato io un altro Radio commissario. Poi è stata una Rossi. Delle più belle giornate della mia vita, perché stavo facendo la trasmissione a Radio Delta con due interisti a fianco. Alla fine parlavo solo io e quelli erano impietriti, non sapevano più che dire. Uno che mi metteva pure il sale sulla testa a fare le liti più. Bellissima giornata. Quindi perciò ringrazio la Lazio, non posso volere anche male alla Lazio. Andiamo. Ho fatto bene. Lazio Milan stasera. Adesso vediamo. Ah, non lo so, Lazio. Tanto che saluta. 0-0. Tanto che saluta. Ah, il mister quindi ha fatto il sacrificio di venire qua rinunciando a vedere la sua Lazio. No, della Lazio. Della Lazio. Mister 0-0. Un allenatore la Lazio quest'anno. 89esimo 0-0. Quasi. Sì, 89esimo 0-0. Milinkovic, che facciamo? No, la Lazio c'è un grosso allenatore. È vero, è vero. E l'avevano pure cacciato, che ha rinunciato Bielsa, sennò... Vabbè, nel calcio sono... Bisogna prendere i treni. Anche i treni quando passano, devi essere fortunato, che questo treno non si ferma, non deraglia. Non parliamo di treni che deragliano sta settimana. No, vabbè, non volevo intendere quello là, io mi intendevo treni calcistici. Sì, lo so. Treni calcistici stavamo parlando. Certamente. Allora, Flavio Mennuccia stava concludendo. Sì, anch'io mi associo al mister, saluto quindi tutti i ragazzi, la società e insomma tutto il paese. Li ringrazio insomma per il supporto che ci danno. Un saluto particolare al mio compagno di merende Giovanni Pompeo che sta rientrando da un brutto infortunio, quindi lo stiamo aspettando. Infatti un particolare saluto insomma. Eravate insieme. Grazie. Anche in prima. Sì, abbiamo qualche partita. Tiziana. Io ringrazio tutti come sempre perché hanno interagito con noi, vi invito sempre a continuare a interagire e rivedere la puntata sia sul sito di Abruzzo Web TV e sulle pagine dei nostri ospiti, perché adesso Antonio farà la varia condivisione, un lungo lavoro meticoloso. Anche su YouTube nei prossimi giorni, ma su Facebook anche sulla pagina, su Facebook è più immediato, esatto, ormai è tutto sui social, quindi su Facebook la diretta la potete già rivedere, così potete vedere anche come hanno risposto i nostri ospiti alle vostre domande, se non avete potuto vedere. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima anche con la sorpresa del Masterchef in diretta, se ci sarà forse.
il nostro Nicola. Allora possiamo venire? Sì, sì, voi venite e poi fate il pubblico che assaggia, potete tornare perché oggi non avete degustato. Infatti, abbiamo un po' la... Esatto, ci è rimasto un po'... Esatto, i giudici, vi vedo bene, esatto, come giudici. Masterchef. Va bene, allora se non ci sono novità ci vediamo martedì, ma mi dicono che non ci sono partite importanti. Non dovrebbe esserci la Juve. Possiamo andare in onda tranquillamente martedì prossimo alle 21. Grazie e buona serata.